Ciao ragazzi, mi trovo ad Antronapiana. Oggi è scesa all'alpeggio. La salita comincia da qua sotto, da Villa d'Ossola fino ad arrivare su all'alpeggio sono circa 20-22 km. Una volta arrivati qua ad Antronapiana, siamo a 900 metri. Su questa strada svolteremo a destra. Da lì comincerà una salita di circa 7 km che porterà appunto alla vetta, strada che termina davanti ad una diga. Ad arrivare fin qua da Villa d'Ossola, la strada è il primo tratto abbastanza duro, quindi 8-10%. Poi un breve tratto addirittura in discesa, dove possiamo respirare, mangiare qualcosa, bere. Ricomincia a salire, sempre intorno al 7-8%. Dopodiché, una volta qua arrivati in piazza, comincia la vera fatica. È una bella giornata, fa abbastanza caldo. Una cosa che volevo dirvi, la maglietta che indosso, guardate bene, Arisla, andate a farvi un giro sul loro sito, si occupano di ricerca contro la SLA, quindi magari già che ci siete fate una donazione. Mi raccomando, Arisla. Cominciamo la salita? Cioè che andiamo, forza! Allora, bere abbiamo bevuto, mangiare abbiamo mangiato. Non ci resta che cominciare. Alpeggio qua a destra. Quindi si comincia. Garmin ci dà tutte le indicazioni. Eccoci qua. Qua più avanti a destra si comincia a salire. Allora, voi non lo potete vedere, ma sul grafico del Garmin mi sta facendo vedere la salita e i colori sono abbastanza scuri, quindi mi sa che c'è da far fatica qua. Vedo tratti rossi, ma il resto è di un colore abbastanza scuro. Allora, cominciamo. Da 6:19 l'indicazione alpeggio, anzi gheggio, alpeggio l'ho messo io. Si comincia. Non dovrebbe esserci molto traffico sulla strada. Momento 36:19. Magari l'ha rifatta, come no. Ma qua si vedono i tornanti che salgono. Allora, la strada comincia a stringersi. Quindi qua a venire su due macchine se si incrociano è già un problema. Il grafico mi dice 4 km e 4 alla fine, mi ricordavo un 7,
Vabbè, meglio 4 e 4. Qui siamo al 7%, 36,21. Dato che i colori di sto grafico qui sono proprio incoraggianti, anzi. Dice che ce ne sarà una pendenza media al 12 e fuori. Allora, andiamo a salire. In questo momento 36,21. Siamo al 7%. Male che il cielo si è coperto, almeno sono un po' all'ombra. Sale. Distanza rimanente di 4,3 km. Speriamo. Strada stretta. 4%. 36,21. Alpicheggio d'Antrona Piana. Siamo battiti. Siamo quasi a 1000 metri di altitudine, 980. Sale ancora con 36,21, 152 battiti. Ogni tanto ci sono questi bei torrentini, ci fanno respirare un po'. Ho fatto molto rotto, eh. Una cadenza di 65 pedali. Altro torrentino. Continuiamo con un 36,21, siamo all'8%. Bello questo tratto con tutti i torrentini stretti uno dopo l'altro. Per 109, 63, 65 pedalate. Tornantino. Quindi sai che sarà un po', eh. Siamo al 9. 36,24. battiti. Non giro nessuno. Oh, quell'asfalto liscio. Allora, prima parte tra il 7 e il 9, asfalto brutto, ora decisamente meglio. 36,21, 36,24, in questo momento che siamo al 9.
sono anche altre salite sul mio canale, andatevela a vedere. Ma di mano che le faccio, realizzo video. Magari a qualcuno porto un aereo utile. Qui siamo al 10%. Sempre col 36-24. 62 pedalate. Continua a salire. Il grafico mi dice che siamo a 3 km 400 metri dalla fine. Mi sarei già finito adesso, però andiamo avanti. 10%. 10%. Dice che manca un'ascesa ancora di 470 metri. Qua l'asfalto è bello, eh? Dopo un inizio dove era tutto rovinato, grumoso, è abbastanza liscio, almeno aiuta a salire. Il 10% sempre. Altro tornantino. Che bello qua. Allora, ricapitolando, una cadenza di 53 pedalate, in questo momento una pendenza del 9%, rapporto utilizzato 36-24, uso una cassetta dietro da 30, 11-30, quindi ancora due preghiere. Ancora un 27 e poi l'ultimo, il 30. Davanti 52-36, due race elettronico. La mia bici, una Bianchi Oltre XR4, nella versione a disco. Andiamo a salire. Sono sempre al 9. Ora, se nel video vedete una pendenza diversa da quella che vi sto dicendo, è perché quando realizzo i video la sincronizzazione tra video e tratto registrato dal Garmin non è mai precisa al 100%, quindi fate più affidamento magari a quello che vi dico che a quello che vedete. Può essere che quel tratto che vedete l'ho già passato o lo sto per affrontare. In questo momento però siamo al 9. Sempre con un 36-24. Vediamo cosa manca alla fine. 3 km e 100 metri. Dal grafico il tratto veramente tosto deve ancora iniziare. Immagino già. Passiamo da Garmin all'11%. Ogni tanto conviene alzarsi un po' sui pedali così da alleggerire il carico sulle gambe. Continua a salire, il silenzio più totale, a parte il rumore dell'acqua e degli insetti. Per il momento macchine zero. Veramente stretta, quindi se volete venire su in macchina
occhio, perché se vi incrociate con qualcun altro è un po' dura, è difficile, soprattutto nei tratti come qua dove non c'è spazio. Allora, si sale ancora, sempre con un 36-24. Ad esempio ora il Garmin mi dà 3 km e 700, quindi erano 300, si è aggiunto qualcosa. Vabbè. Per cento, altro tornantino, la cadenza di 60 pedalate. L'asfalto è davvero bello. Sì, a parte il pezzo iniziale, il resto fino adesso è liscio. Qui siamo all'8%. Casetta. Prosegue, 152 battiti. L'8%, sempre 36-24. Vediamo un po' cosa dice ora il Garmin. 3,5 km, un'ascesa rimanente di 380 metri. Ma la strada si allarga un po', quindi già meglio. 12% in questo momento, continuiamo a tenere un rapporto di 36-24. Altro tornante, altro breve tratto in rettilineo e poi mi sembra di vedere un altro tornante. Siamo a 1150 metri. Ok. Quindi la viro addosso al centro. Indicazioni per Valle Antrona, appena dopo il ponticello si svolta a sinistra e da lì si comincia a salire. Pare che ci sono le indicazioni, quindi subito abbastanza tosto. Dopo mi sembra i primi 5 km addirittura si va in un tratto in discesa, dopodiché risale ancora un po'. Ancora un breve tratto tra sali e scendi e poi salita fino ad Antrona Piana. Antrona Piana, indicazioni cheggio sulla destra. Da lì è tutta salita fino alla fine della strada, dove troveremo una diga. Qui l'asfalto, se non ricordo male, finisce. Beh, guarda che dopo ve lo faccio vedere. Qua siamo al 10. sempre.
sono i rapporti che utilizzo io. Oggi sono ovviamente quelli più forti, quelli più allenati, quelli più leggeri, però hanno sicuramente un altro passo. Io sono circa 1,83 m per 76 kg, quindi non proprio un fisico da scalatore. Ora a 2 km e 9 dalla fine, questo breve tratto di respiro, ne approfittiamo per bere. E si ricomincia tra un attimo. Fino adesso traffico zero. Facciamo un riepilogo. Scusate. Quindi 36,21 in questo momento, a 140 battiti, una cadenza di 70 pedalate, ma abbiamo fatto un breve tratto in pianura. Ora la strada piano piano ricomincia a salire. L'asfalto è di nuovo bello. Questo breve tratto ondulato, tra poco avremo un tornante a sinistra a salire. Eccoci qua. Tornante, no? Da noi mi dà all'incirca 2,5 km alla fine. Siamo 1200 metri di altitudine. La strada qua comincia di nuovo a salire, eh? Mi dà 280 metri di ascesa ancora. A vedere un po' di casa. Allora, 36,24, siamo di nuovo all'8%, 150 battiti circa, una cadenza di 57 pedalate. Asfalto ancora bello. Zero macchine fino adesso incontrate. Andiamo con un 36,24. Però c'è questo drizzone a salire. Che silenzio, la faccia, che pace.
prosegue. Arriva in strada, non so se si vede, ma là avanti, dritto dritto in fondo, si vede la strada che sale. Di mucche. Siamo a campo, 1250 metri, Alpe Campo. Andiamo a salire. In questo momento sto utilizzando 3621. Siamo tra 6 e 7%. Questo qua mi sembra che è quello tosto che porta alla fine della salita. Cosa di 2 anni, non me lo ricordo bene. Qui siamo all'8. Prima macchina incrociata. Tornante destra. Dieci per cento. Circa ancora 200 metri di ascesa. Quindi qua mi sa che qua sarà tutta tra il 10 e l'11. Manca 1,8 km. Tornantino, cara grazia, un'altra rampa qua davanti, 10%, 36-24, stazione. Altro torrentino. Undici per cento. Tredici. Però dodici. Quindi la parte finale, quando manca circa 1 km, è bella tosta. Qua l'asfalto orrendo. Allora, dalla mappa che sto vedendo su Garmin, il prossimo pezzo è tutta una serie di tornanti uno dietro l'altro.
siamo. Una bella pendenza. Oh, 13-14. Infatti mi dà 1,5 km alla fine. E 167 metri di ascesa. Quindi, facendo due conti, siamo sempre in doppia cifra. Se l'asfalto rimane bello è un conto, ma sai, così come l'ultimo pezzo che ho fatto adesso, voglio salire. Siamo di nuovo all'11. Montino. Sei 24, 9%, però mi sa che c'è un po' sale. Di nuovo 10. Altro tornantino. Un attimo di respiro. C'è una golata. Ok. Altro pezzo e poi si svolta a sinistra. Un chilometro e due alla fine. Qua siamo al 9. Ok. 10. Che salita che c'è, mamma mia. Sto vedendo il prossimo tratto che dovrò affrontare e che dovrete affrontare. Ma siamo al 12, quindi tornantino destra a circa un chilometro dalla fine, altra rampetta e tornantino sinistra. Siamo a 1380 metri. Tornantino a sinistra. Mi manca 250 metri. Ho ancora 110 metri di ascesa. Siamo di nuovo all'11, 11:10, 36:24. Saliamo. Tornantino destra,840 metri alla fine. Tornantino a sinistra. 36:24, 8% in questo momento. Uff. 150 battiti.
all'incirca, siamo quasi arrivati. Tornantino a destra con 36-24, 8% in questo momento, 710 metri alla fine. Tratto a salire. Mancano 630 metri alla fine. Il rapporto in questo momento. Cartello Cheggio, siamo a 1500 metri di altitudine, comune di Antrona Schiranco. Quasi finita. Ci siamo. Questa località Cheggio. Adesso più avanti finirà la strada. Siamo sempre al 9 però, eh. Sono circa 400 metri. Sentono solo i grilli. 36-24, 9%, 320 metri alla fine. Asfalto nuovo. Circa 200 metri. Dai, su che finta. Sarà ancora. Ah, la faccia. Vediamo il 10. Cento 20 metri. Questa è la mazzata finale. Siamo al 12-13. Dai, è finita. Oh madonna. Oh, finish. Mamma mia. Ok, la strada termina qua avanti.
Eccola lì. Lì la diga. Vediamo di arrivare fino a se è asfaltata. Andiamo fin lì. Diga, arrivati al parcheggio. Eccoci qua. Quindi d'entrona sotto una bella salita di credo 7 km, poi controllerò, verificherò, che porta direttamente alla diga. Asfalto nella prima parte brutto, poi direi bello, salita quasi sempre costante, a parte l'ultimo tratto dove veramente lì ti mette a dura prova. Comunque anche questa l'abbiamo portata a casa. Ragazzi, io vi saluto, il video finisce qua. Mettete un like qua sotto se vi è piaciuto, venite a farla e soprattutto guardatevi anche gli altri video. Alla prossima, ciao raga!